Seconda giornata del massimo campionato di calcio e il Messina può sfruttare ancora il turno casalingo. Gioca al Celeste contro il Genova. Dopo aver fermato proprio nello stadio di casa la Juventus, adesso conta di battere il Genova. E questo è il film della partita, una partita che il Messina domina per larghi tratti, soprattutto nella parte iniziale. Attacca con tutti i suoi effettivi, porta avanti molto spesso Garbuglia, il terzino destro della formazione di casa. Questo è invece Benatti che ha sostituito Cavazza, è l'unica sostituzione apportata dal tecnico giallorosso rispetto alla formazione precedente con la quale il Messina aveva fermato la Juventus in casa. La prima occasione potrebbe essere per il Genova che chiede il rigore, ma l'arbitro, il signor Sbardella di Roma, non lo concede neanche in questa circostanza, mentre Brambilla, dopo uno slalom in aria di Morelli, colpisce in pieno la traversa. Ancora il Messina in avanti con tiri da lontano che però vengono tranquillamente controllati dal portiere da pozzo dei Liguri. Ancora in avanti la formazione di casa che va al tiro con Bagatti che sciupa malamente da ottima posizione. Cerca di approfittarne il Genova con un'incursione centrale, ma Garbuglia anche in questa circostanza esce palla al piede. Poi il gol, bellissimo. Violenta botta di destro da parte di Bagatti, lo stesso giocatore che 7 giorni prima aveva realizzato il gol contro la Juventus. Il Genova non ci sta e cerca di portare in avanti i suoi giocatori più importanti, lo fa con Cappellini ma non trova lo specchio della porta. Il primo tempo si chiude sul nulla di fatto e nella ripresa è ancora il Messina a portarsi dalle parti di Tapozzo. Lo fa con Brambilla che si libera sul settore di sinistra, mette al centro un invidante pallone per la corrente Morelli, ma non succede nulla. E il Genova adesso che tenta il gol, lo fa con un tiro da lontano, ma Recchia controlla e poi c'è una parata molto spettacolare da parte del numero 1 giallorosso. Ancora in avanti la formazione Ligure che però non trova nessun varco. La difesa del Messina chiude tutte le possibilità alla squadra ospite di portarsi dalle parti di Recchia, anche se talvolta ci arriva, ma è splendido l'intervento dell'estremo difensore giallorosso che si vede molto meglio in questa fase di ripresa. Morelli poi libera il tiro dall'altro lato, la corrente Bagatti, ancora lui, ma non trova lo specchio della porta. C'è un'ultima possibilità da parte del Genova, ma è veramente bravo Recchia, supera se stesso e mette il pallone in calcio d'angolo. È la parata che vale la vittoria, prima vittoria del Messina, infatti titola la Gazzetta del Sud. La vittoria che incoraggia, secondo appuntamento stagionale al Celeste, il Messina batte il Genova per 1-0, Bagatti segna, Recchia salva, sono questi i due episodi determinanti. L'ala destra messinese ha fatto ancora centro, mentre Recchia, che è il più felice negli spogliatoi, ha evitato la gioia del gol ai giocatori genovani. Il Messina vince e la classifica si presenta così, 3 punti il Messina che è appaiato al Milan e all'Inter.